Mauro Del Rio, pioniere delle start-up tecnologiche in Italia, con Buongiorno nel 99, oggi in Emilia, Romagna in particolare perché siamo qui, e in genere si fanno start-up meglio e più efficacemente che prima? Beh, sì, un po' ovunque, non soltanto in Emilia. I costi della tecnologia, i costi in generale di avere una startup sono calati in maniera drastica, sono molto molto più bassi adesso che in passato, quindi è più facile farle e servono meno soldi. E Buongiorno oggi è di fatto parte di una multinazionale, Docomo. E come vi trovate voi, pensatoio parmense, nel cospetto di un colosso come Docomo che vi controlla, che siete la maggioranza della vostra società e che è 5 volte più grande di Telecom Italia, per dire. Beh, sì, diciamo, noi siamo globali, quindi diciamo, ci sentiamo nati, in un certo senso l'unicità è anche il bello di Buongiorno, è appunto essere nati in provincia, essere andati un po' tutto il mondo. Questa era la caratteristica, secondo me, anche che interessava e interessa a Docomo, quello di essere da un lato partiti piccoli, ma diciamo, pensando, provando a pensare in grande. Loro appunto sono molto grandi, come tante società grandi hanno bisogno di innovare. Noi li possiamo aiutare in questo e credo li stiamo aiutando in questa cosa qua e in questo senso ci troviamo bene.